Il fatto che qui al Monopoly si sia fan di Templar's Gear non è una novità, sia per le tasche che per le innumerevoli volte in cui abbiamo detto che i loro tattici in generale sono veramente ben fatti e soprattutto offrono una comodità veramente molto particolare. Quello che frena normalmente un giocatore medio dall'acquistare questo tipo di prodotti però è il costo, in quanto questo tipo di tattici e le relative tasche hanno dei costi veramente tanto elevati. Ecco perché oggi vi propongo finalmente un nuovo modello di plate carrier della Templar Gear, quindi attrezzatura e buffetteria da arma vera, che secondo me è veramente molto interessante per quelli di voi che hanno ancora delle remore nel fare il passo in là. Andrò quindi a spiegarvi perché questo nuovo prodotto, a mio avviso, è veramente una bomba e quali sono i vantaggi infiniti che può offrire della buffetteria vera e non replica. Direi di smettere di perderci in ciance e partire con il video. Ovviamente prima, sigla. Davvero? Davvero non sai che siamo al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, negozio di attrezzatura tattica che offre incredibili offerte su articoli da software e di attrezzatura vera? Sarebbe un peccato non andare a controllarlo in mantinente. Ah, tra l'altro, in descrizione trovate anche il link del mio nuovo canale YouTube chiamato Derksoft, dove faccio recensioni di prodotti mediatici vari. E c'è già la recensione di John Wick 4, quindi andate a controllarlo. Bene, ora però posso togliermi questo. In passato abbiamo spesso parlato dei prodotti Templar e vi ho sempre portato questo modello in particolare, ovvero un plate carrier con attacchi ROC CPC Templar fatto bene di generazione 4, quindi con tutte le sue normalizzazioni e migliorie presenti nei modelli nuovi, come il fatto di avere un collo più pronunciato per evitare che gli attacchi QRB vi diano fastidio e tutta una serie di optional che vi invito ad andare a recuperare tramite le schede che trovate un pochino qui o nella scheda descrizione. Un problema evidente con questo plate carrier che c'era la possibilità di inserire un pannello frontale, anche perché ha il suo attacco velcro per andare a rimuovere e mettere varie tasche in maniera comoda, ma non era incluso, quindi andava preso a parte insieme alla stragrande maggioranza delle tasche, perché come potete ben notare questo affare è completamente spoglio, è giusto una base su cui siete poi voi che dovete andare a costruire il corpetto tattico, il plate carrier, il portapiastre dei vostri sogni. È capitato infatti varie volte che molti di voi entraste in negozio e preferiste andare su plate carrier molto più economici, molto più faciloni e sinceramente anche poco funzionali a giocatori esperti, perché era preferibile per l'appunto andare a prendere un plate carrier che avesse già le tasche incorporate o che comunque costasse relativamente meno. Ecco che riprendo la parte iniziale del video e vi dico che finalmente questo è un problema del passato, perché Templar's Gear ha buttato fuori una nuova linea di tattici che sono perfetti per quelli di voi che hanno bisogno di un prodotto solido, resistente, non da buttare via dopo due o tre volte che lo utilizzate e che soprattutto offre dei vantaggi incredibili dal punto di vista di comodità e funzionalità, senza ovviamente costare un rene. Ecco che entra all'interno della nostra recensione il Plate Carrier Gen 4 Claw Gear. Quindi è sostanzialmente un plate carrier Gen 4 con dei cummerbund leggermente più stretti, come vedete, che personalmente adoro, ma ne parliamo dopo. Niente attacchi ROC e direttamente un pannello con tripla tasca porta caricatore da 5,56 o Kalashnikov 7,62 teoricamente, ma visto che vi arrabbiate sempre dico Kalashnikov, così siete a posto. Inoltre sono presenti due pannelli insieme, quindi avete un pannello vergine su cui potete andare ad attaccare quello che volete e un pannello già equipaggiato con una tripla porta caricatori. È inutile dirvi che questo gioiellino ha gli stessi identici materiali dei fratelli un pochino più grandi, anche se questo è l'ultimo uscito. Infatti grande per età, non sicuramente per produzione. Va da sé che i materiali sono rimasti incredibili, ovvero laminato di cordura 500 denari tagliata al laser, quindi ultra leggera ma ultra resistente. Provare a rompere queste tasche bisogna veramente impegnarsi, allo stesso tempo è facile pulirle e mantenerle in forma, potete bistrattare questo affare senza dovervi preoccupare di rovinare l'attrezzatura, cosa che mi è stata detta in tanti. Ah, ho preso il QRB mami mo e si è rotto, ah, ho preso quel determinato tattico e si è sfilacciata una tasca. Con Templar Gear questa cosa non succede, ecco perché consigliamo quando possibile di spendere qualcosina di più e avere dei prodotti che sono nettamente superiori.
non troviamo gli attacchi rock, come vedete. Personalmente non è un gran problema, perché a meno che non sia in determinate situazioni preferisco gli attacchi normali, anche se sicuramente meno comodi come tempo di regolazione del tattico rispetto al rock, non essendo in situazioni vere dove effettivamente potremmo venire colpiti da un proiettile o potremmo prendere fuoco o potremmo cadere in acqua con le piastre vere e ci verrebbe effettivamente necessario aprire il tattico velocemente, e nei rari casi in cui ci sono delle emergenze in campo soft air raramente c'è veramente bisogno di spogliare la persona al volo, e comunque è possibile farlo anche con questo sistema, trovo che sia un compromesso accettabile. In più è stato alleggerito ulteriormente, c'è la possibilità infatti di vedere che questi pannelli laterali lasciano intravedere poi dopo il vano portapiastre interno, ovviamente è di una leggerezza incredibile, il che è una grandissima figata perché, oltre, ripeto, ad essere cordura tagliata al laser, laminato di cordura tagliata al laser, eccetera eccetera eccetera, vi permette anche soprattutto di muovervi comodamente grazie anche, come abbiamo visto più volte, al sistema interno che permette all'aria di circolare e farvi respirare, perché un'altra differenza essenziale è che con i tattici normali, replica di tattici veri, non si respira mai. Anche perché normalmente mettono quella spugna bella che assorbe, quindi una volta che ci sudate dentro vi succhia via tutto il sudore e rimane lì e il tattico pesa 6 volte tanto. Spendo due parole anche sulla comodità di utilizzo. All'inizio del video mi avete visto indossare il Gen 3, su cui è poi basato il modello successivo, che è questo che ho in mano, e come già detto noi continuiamo a usare quelli, ci troviamo da Dio. Oso solo immaginare, anzi lo so già, cosa vuol dire avere un Gen 4 come questo, con questo tipo di leggerezza, con questo tipo di migliorie. Follia, letteralmente follia. Ovviamente sono disponibili in vari colori, in questo momento ho il Ranger Green di qui e il Multicam ovviamente dall'altra parte, è possibile reperirli in praticamente ogni colorazione, fatta ovviamente eccezione per magari l'OD, che è un colore che non esiste praticamente più. Per il resto, ripeto, si trovano in tutte le salse possibili immaginabili. Ultima cosa che volevo dire su questo prodotto è l'incredibile capacità di Templars Gear di avere una tasca per ogni situazione. Perché che sia una tasca medica, una tasca porta tourniquet, una porta caricatori esausti o addirittura una tasca porta telefono. Ci vorrebbe un video solo su questa, fatemelo sapere nei commenti se vi interessa. Claw Gear fornisce veramente di tutto, quindi è anche possibile andare a equipaggiare il vostro tattico nella maniera migliore possibile. Senza se, senza ma. Inoltre è perfetta anche per quella piccola parte del nostro pubblico che utilizza questo tipo di accessori in situazioni di estremo stress, quindi determinati tipi di minisim o addirittura per allenamenti con arma vera al poligono, contesti di tiro e chi ne ha ne metta, addirittura anche per andare a cacciare. Alcuni cacciatori che conosciamo prendono questo tipo di tasche Templar Gear apposta perché sono resistenti e non rischiano di perderla da qualche parte. Insomma, sono stato qui a delogiare Templar Gear per abbastanza tempo. Trovo che questo nuovo prodotto sia veramente tanta roba, soprattutto se in aggiunta alla possibilità che c'è, come ormai vi dico da vari mesi, di fare degli acquisti tramite finanziamento, che si possono fare solamente in negozio fisico, ma che vi permettono di andare a suddividere una spesa relativamente grossa, a seconda di quello che volete acquistare, da 1, 2, 3, 4, 5, 6 fino a 12 rate, con interessi molto bassi. Quindi, sinceramente, è una possibilità che io non mi lascerei scappare. Perché una volta che provate questo genere di attrezzatura non si torna più indietro. È come scoprire che c'è l'8K e vedere un video in 420p. Non ce la fate più dopo che avete scoperto che esiste l'8K. Per quanto riguarda la mia opinione personale su questi prodotti, che vi devo dire? Li possiedo, ne ho addirittura due e due setup completi, compresi cinturoni. Dirvi che sono innamorato di questo tipo di tasche, che non tornerei mai più indietro, anche proprio per come riesco a performare in gioco e anche esteticamente, perché il lato estetico è innegabile, questa roba è bella, si vede che è realistica e quando vi fanno le foto è un feeling diverso, tutto il resto diventa superfluo da dire. Insomma, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate anche voi, quindi vi invito a lasciare un commento, lasciare un like, farci vedere che ci siete, perché è un modo di partecipare attivamente alla vita del canale. Inoltre vi ricordo che trovate i link di tutti i prodotti di cui ho parlato in descrizione e che soprattutto ci sono i link anche dei nostri Instagram molto molto importanti, dove potete venirci a seguire, condividiamo un po' di contenuto, potete scegliere che recensioni facciamo rispetto che altre e tante tante altre robe interessanti.
Inoltre vi comunico che ho ufficialmente aperto un canale secondario dove parlo di prodotti mediatici vari, quindi film, serie televisive e il resto, sempre intorno all'ambiente tattico, che credo potrebbe interessarvi. Trovate lì già un video insieme ad altri vecchi che non vi consiglio di guardare, dove parlo e faccio la recensione di John Wick 4. Sono in ritardo, purtroppo il tempo è quello che è, però fa abbastanza ridere, il feedback è stato molto buono, quindi vi invito a fare un salto anche su Derksoft. Detto ciò, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, vi consiglio di fare un salto dal Monopoly Software Shop perché abbiamo un sacco di attrezzature che potrebbe interessarvi. Qui da Red è tutto, buon sabato, buon weekend, buone partite e soprattutto stay angry.